Poracci è ufficiale. Sabato 2 ottobre mi troverete a Romix di Roma a vagare senza una meta tra gli stand del retro gaming lamentandomi dei prezzi troppo alti. Davvero poraccio, insomma. Se ci siete e mi vedete, passate pure a fare un saluto. Per me sarà parecchio emozionante. Niente cornetti alla Nutella, mi raccomando. Comunque, bravi tutti che avete riconosciuto il sobrio Mr. Mosquito, una vera perla no sense giapponese dell'era PS2. Bravissimo Luigi the Pooper, che mi ha addirittura azzeccato come è scritto il gioco nelle versioni PAL. E per qualche motivo questo commento di Luxbat mi ha fatto morire da ridere e non sono neanche sicuro sia una risposta al quiz. Ora però le cose si fanno impossibili. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, mi raccomando! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anche di quelli che non sono Metroid Dread. Sono veramente euforico perché dopo una puntata così ricca, questo non vi servirà più. Parleremo di Netflix pronta a sfidare i grandi del settore, di Sony che potrebbe pensare a una soluzione alternativa a PlayStation 5 e della fine di Smash. Prima di iniziare però continuate pure ad aiutarmi nel progetto di conquista di YouTube. Lasciate un like e iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche. Dai che siamo a un passo dai 20.000. Ci siamo. Vi ricordo che questi episodi sono finanziati direttamente dai Poreon, gli abbonati al Patreon dei Poracci. Se siete interessati trovate il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Square Enix ha dato il via a una nuova campagna di sconti in occasione del TGS e in offerta ci sono dei titoli niente male. Nei prossimi giorni magari dedicherò qualche shorts a questa nuova campagna promozionale che sarà attiva fino al 4 ottobre. Vi segnalo intanto però che ci sono dei corposi sconti non solo su tantissimi titoli della saga di Final Fantasy, inclusi anche gli spin-off come Crystal Chronicles a 12€, ma anche su nomi come The World Ends With You a 41€, I Am Setsuna a 19 e Star Ocean a poco più di 10. Se siete amanti dei JRPG, non lasciatevi sfuggire queste offerte digitali. E a proposito di Square e Tokyo Game Show, il publisher ha confermato la scaletta di tutti i suoi interventi durante la fiera giapponese. Dal 1 al 3 ottobre, Square terrà diverse stream dedicate a titoli molto attesi nella sua lineup. Tra i tanti vi segnalo che venerdì alle 15 avremo una stream dedicata a Forspoken, il giorno seguente The Focus sui Guardiani della Galassia, la serie di Saga e Strange of Paradise, mentre il 3 ottobre avremo degli approfondimenti su Chocobo GP e Voice of Cards, la nuova fatica diretta da Yoko Taro. Insomma, una lineup di tutto rispetto, vedremo se Square Enix saprà sorprenderci. Da segnalare che da domani Marvel's Avengers entrerà a far parte della libreria del Game Pass. Si tratta di un gioco che ha fatto molto discutere e che non è mai riuscito a decollare nonostante i continui sforzi da parte di Crystal Dynamics. Il gioco sarà disponibile su console, PC e mobile tramite cloud gaming e metterà a disposizione degli abbonati il titolo nella sua interezza, compresi tutti i contenuti arrivati come DLC aggiuntivi. Non so, quasi quasi questa potrebbe essere l'occasione buona per dargli una chance. E visto che oggi si parla di scese in campo con il botto, beh, a fare rumore ci ha pensato anche Amazon Games, che dopo 4 rimandi consecutivi e una beta di grande successo ha finalmente pubblicato il suo primo MMO, New World. Ed è stata un'entrata a dir poco trionfante, visto che secondo il tracker SteamDB, l'MMO ha registrato più di 700.000 giocatori simultanei nelle prime ore di pubblicazione. Un record che pone New World tra i 5 titoli più giocati di sempre, dietro solo a PUBG, Counter-Strike GO, Dota 2 e Cyberpunk 2077. Un altro centro per Bezos? Ma da Amazon passiamo a Netflix e alle notizie del giorno. È ormai da questa estate che aspettiamo con impazienza l'approdo nel settore videoludico del colosso dello streaming. E dopo un test in Polonia, Netflix ha deciso di espandere il suo catalogo ai videogiochi anche in Italia e in Spagna. Vediamo in che modo. Si tratta in effetti di un primo piccolo e timido passo fatto in questa direzione, ma potrebbe risultare comunque l'inizio di uno stravolgimento non da poco. Gli utenti Android con un abbonamento attivo Netflix potranno da oggi giocare gratuitamente a 5 titoli provenienti dal catalogo del servizio in streaming: Shooting Ops, Card Blast, Teeter Up, Stranger Things 1984 e Stranger Things 3.
Si tratta di un'offerta per ora molto limitata, ma vi consiglio di dare comunque uno sguardo soprattutto agli ultimi due titoli e ancora non ottimizzata a dovere. Io per esempio direttamente nell'app non trovo alcuna traccia dei giochi e sono costretto a scaricarli da Play Store e poi in seguito a collegarli all'account Netflix per sincronizzare i dati di salvataggio. Ma questo è chiaramente il primo passo di un progetto a lungo termine, come dimostra anche l'acquisizione del primo studio esterno che andrà a sviluppare, probabilmente in esclusiva, per il catalogo Netflix. Si tratta di Night School Studio, gli autori del celebrato Oxenfree, che il prossimo anno vedrà un seguito su Switch e tutte le altre console. Per me questa offerta ha un bel potenziale, in fondo ormai sono in pochi a non avere un abbonamento a Netflix, e l'idea di partite mordi e fuggi, magari durante gli spostamenti sui mezzi di trasporto, potrebbe essere una buona alternativa alla visione di episodi interi di una serie che magari richiedono più tempo di quella a disposizione. Fatemi sapere se proverete il catalogo di Netflix e soprattutto se secondo voi l'azienda ha qualche chance di imporsi come una realtà affermata all'interno di questo settore sempre più affollato. E mentre si affacciano nuovi competitor, giganti del calibro di Sony non rimangono di certo a guardare. Non a caso è stato scoperto un brevetto che potrebbe rivoluzionare l'ecosistema di casa PlayStation. Analizzando questo concept, nelle intenzioni di Sony ci sarebbe quello di creare un'infrastruttura di streaming basata sull'utilizzo di svariati SSD e NVMe ad alta velocità, riportanti tutte le stesse informazioni per garantire un flusso di dati rapido e continuo agli utilizzatori finali. Nella descrizione del brevetto viene usato un videogioco come scenario esemplificativo, per dimostrare che la messa in parallelo degli SSD garantisce delle prestazioni stabili qualora ci fossero dei malfunzionamenti agli hard disk. Per molti questo significa che Sony, creando dei server basati sulla stessa architettura di PlayStation 5, stia pensando di aggiungere la libreria della sua ultima console all'offerta del PlayStation Now, il servizio che consente di accedere ad oltre 700 titoli appartenenti alla storia di PlayStation in streaming da console o PC, o anche scaricandoli su console. Grazie al cloud, presto potremo giocare ai titoli PS5 da PC o magari PS4? Probabilmente sì, anche se le tempistiche non sono molto chiare, ma questa mossa potrebbe essere una manovra perfetta per recuperare il terreno perso nei confronti del Game Pass. E anche Microsoft sta percorrendo una strada simile. In questi giorni sono iniziati dei beta testing su qualche utente selezionato, ma l'obiettivo è quello di rendere disponibili da questo inverno i cataloghi di serie X e S sul cloud del Game Pass, permettendo così di giocare alla next gen di Xbox da qualsiasi device supporti il pass. Anche qui ci troviamo di fronte a degli stravolgimenti potenzialmente epocali, con le console che vanno sempre più a perdere un ruolo centrale all'interno delle strategie di Sony e Microsoft. Vedremo veramente la sparizione degli hardware dedicati da qui a pochi anni? E a proposito di sparizioni, ci avviciniamo con un po' di mestizia alla fine del ciclo vitale di Smash Ultimate. Sarà dura, sarà triste, ma sarà anche una cosa necessaria. Voi siete pronti per quello che succederà il 5 ottobre? Io probabilmente no. Masahiro Sakurai porrà fine al secondo Fighter's Pass di Smash, svelando l'identità dell'ultimo lottatore, mettendo così definitivamente il punto su oltre 3 anni di speculazioni, rumor e leak che hanno accompagnato tutte le partite a Smash. Chissà, forse si tratterà proprio dell'ultimo Sakurai Direct di sempre, o magari solo l'ultimo Smash di Sakurai, e non la fine in generale della saga. Intanto Nintendo, sul suo account Twitter giapponese, ha iniziato a ripercorrere alcuni dei momenti più iconici di questo capitolo epocale, come il teaser del Direct di marzo 2018, il reveal alle 3 dello stesso anno, e momenti di pura goduria come il reveal di Banjo. Che dire, poracci, è stata una vera montagna russa di emozioni e fra meno di una settimana sapremo la verità. Ovviamente seguiremo l'evento qui in diretta e non mancherà l'occasione di fare qualche speculazione finale prima della presentazione di Sakurai. Ma intanto ve lo richiedo, siete pronti per la fine di Smash? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e come al solito vi aspetto nei commenti per discutere assieme di tutte le notizie del giorno. Noi ci rivediamo domani per un nuovo video. Voi fate bravi, riposatevi e, visto che ci siete, nerdate duro. Io sono il Poroflix, Michele Ultimate, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!
l'MMO, 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 l'MMO.